Ciao a tutti, qualche giorno fa sono stata da Natura Sì, per chi mi segue su Facebook ed Instagram lo sa, perché ho trovato dei prodotti che tra l'altro molti di voi mi hanno chiesto dove trovarli e ecco qui li ho potuti comprare. Quindi adesso vi faccio vedere un po' tutto quello che ho acquistato e soprattutto prodotti alimentari. Perché insomma in Natura Sì dove vado io ha pochi prodotti cosmetici, quindi sì, soprattutto alimentari. Voi sapete che insomma per chi mi segue o chi sta seguendo comunque i video sull'intolleranza alimentari sa che io mi fornisco per i prodotti alimentari soprattutto da un altro negozio, da Buona Dispensa, che fa parte della catena degli supermercati Cuori Bio. Secondo me entrambi questi supermercati, Natura Sì e Buona Dispensa, hanno prodotti simili. Alcuni diversi, infatti qui sono andata, siccome Natura Sì è ancora più lontano per me rispetto alla Buona Dispensa, sono andata a prendere prodotti che non trovo dall'altra parte e che comunque mi servivano. Naturalmente i prezzi sono alti, forse da Natura Sì leggermente di più, però in realtà dipende dal tipo di prodotto, purtroppo sì. Lo sappiamo, tra l'altro io non prendo prodotti biologici, sa, io compro prodotti per intolleranti che costano ancora di più di quelli biologici. Va bene, faccio delle rinunce da altre parti ovviamente. Vabbè, io quando sono lì ogni volta, come anche l'altro negozio, prendo sempre un po' di Depian informativi, mi interessano sempre tanto e quindi. Allora, prendo un po' i prodotti a caso come riesco a pescarli dal bustone. Allora, ho preso queste tortine di. Sì, sono di riso, hanno anche qualche altro ingrediente, adesso ve li leggo. Comunque sono senza glutine e senza latte. Queste sono della marca Rice & Rice. Ho preso diversi prodotti di questo. Dall'altro negozio avevo comprato i budini che però non mi erano per niente piaciuti. Queste sono la prima volta che li prendo. Li assaggerò e poi vedrò. Comunque gli ingredienti sono veramente fantastici. Perché c'è zucchero di canna, uova, fecola di patate, olio di girasole, quindi non c'è l'olio di palma, fantastico. Farina di riso, farina di mais, farina di soia tostata, gli agenti lievitanti, quindi non è il lievito chimico, ma abbiamo il tartaro, scusate, il tartrato, il carbonato di sodio, acido di soia, insomma il bicarbonato, il sale, l'aroma di limone e l'addensante, c'è la gomma di guarra. Quindi sono stata contentissima perché è difficile trovare dei prodotti a lievitazione che non abbiano il glutine, che non abbiano il latte, che non abbiano il lievito chimico, insomma tutti questi ingredienti. Speriamo siano anche buoni. Quindi questo, poi ho preso, e questo lo trovo anche nell'altro negozio, lo compro e lo ricompro, è il drink al riso e al cioccolato. A me piace tantissimo, lo prendo soprattutto d'estate perché d'estate ovviamente avendo voglia di bere sempre di più anche fuori ho anche qualcosa a portata di mano facilmente utilizzabile. Allora, qui gli ingredienti sono acqua, riso italiano, succo di mela, concentrato cacao magro, olio di semi di girasole, olio di semi di cartamo e sale marino. Quindi contiene solo riso. Per chi è intollerante ad altri tipi di ingredienti, veramente buono. Quello alle mandorle, perché c'è anche soltanto il succo di riso e il succo di riso e mandorle. A me non piacciono, preferisco questo che ha il sapore di cacao, però questo, diciamo, il gusto è soggettivo ed è anche senza glutine, quindi ottimo, senza lattosio, naturalmente buoni, mi piacciono molto questi. Come bevanda, visto che avevo provato forse di questa marca, non me lo ricordo, sempre riso e quinoa e mi era piaciuto tantissimo, ho trovato all'autodesi di quest'altra marca, dell'Isola Bio, sempre questa bevanda alla quinoa. Questo è quinoa cacao e anche questo riso. Sì, ha acqua di riso, quinoa, zucchero di canna, cacao, olio di semi di girasole, spremuto a freddo, sale marino, addensante. Quindi buone, buone queste bevande, la quinoa fa molto bene, ha tantissime proprietà, quindi ottimo. Poi ho preso, ah ecco che questo è un prodotto, ho trovato della stessa marca Rice & Rice, la pasta di solo glutine, ed è indicato proprio tra gli ingredienti, farina di riso e acqua. Io sono contentissima, sia perché
A volte preferisco non mangiare il mais anche per girare così, quindi ho preso questo sia perché qualcuno di voi appunto mi ha detto che purtroppo a parte essere intollerante al glutine, è intollerante anche al mais ed è difficile trovare una pasta di solo riso. Questa è solo riso, perché prima la Scotti faceva la pasta di solo riso, adesso ci hanno messo anche il mais. Naturalmente là hanno varie forme, misure la pasta piccolina, quella più grande. Io ho preso solo questo perché gli altri tipi già ce li ho in abbondanza. Poi vi farò altri video su altri negozi, o se li ho già fatti, insomma, ve li metto nel box informazioni di altri negozi dove trovo altri tipi di pasta, però lì misto mais e riso. Quindi questo è ottimo. Forse il prezzo è alto, mi pare fosse quasi 4 euro per questo. Sì, è 500 grammi, insomma. Vabbè, però se siete proprio intolleranti a tutto, avete la possibilità di mangiare questi. Natura sì, so che non è ovunque, però tra l'altro mi pare che adesso fanno anche la vendita online dei prodotti. Quindi, ecco, potete organizzarvi in modo diverso. Viceversa, per chi invece è intollerante al glutine, però intollerante al riso, c'è questa marca, la Mais 100% italiano, che fa la pasta di solo mais. Infatti qui, andando tra gli ingredienti, c'è farina di mais e acqua. Anche questo, ci sono varie forme, grandezze, spaghetti, pastina piccola, pastina più grande. Io ho preso questa, le conchigliette, molto carina. Di pasta solo mais, almeno qui in Veneto, adesso non so se in altre parti, ci sono molto diffuse anche le veneziane. Il prezzo di questo è un po' più basso. Questo era sui 3 euro, questo sui 4, quella di riso. Quindi, però, ecco, c'è questa. Io non so se l'ho già provata, questa non me lo ricordo, però mi pare che sia buona. Di questa marca ho preso questo, che è il couscous di mais. Allora, senza glutine. Allora, io il couscous prendo quello di Camut che mi piace tanto. Questo è semplicemente semola di mais precotta. Ho trovato sempre a Natura Sì anche il mais il couscous di mais e il riso. Allora, questa volta ho deciso di provare questo di mais per fare il confronto con quello al Camut che già ho, e poi semmai la prossima volta prenderò il couscous di mais e il riso per provare. A me piace tantissimo, soprattutto d'estate, perché è praticamente un piatto freddo. Quindi, o almeno io lo mangio freddo, con spesso verdure, verdurine. Sì, ogni tanto io ci metto il tonno perché quelli sono gli ingredienti che posso utilizzare, però a me piace veramente tanto. Quindi quello di Camut non mi dà fastidio, proverò questo, vediamo. Altri prodotti alimentari, mi sono data un po', ecco, ai prodotti a riso. Riso e riso, ci sono senza glutine e senza latte questi biscottini. È la prima volta che li prendo. E gli ingredienti, anche questi sono ottimi, perché c'è zucchero di canna, farina di riso, amido di mais, uova, amido di riso. Qua c'è l'olio di palma. Ah, mi era sfuggito. Vabbè, cacao magro in polvere, fibre di mela, sali, gli soliti agenti limitanti e l'addensante. Sì. L'olio di palma forse nella velocità ero convinta non ci fosse. Cioè, vabbè, comunque, insomma, tra tutti questi prodotti in solo uno, questa volta mi è andata benissimo. Quindi, questi altri. E ultimo prodotto alimentare, sempre della Ris e Ris, il budino al riso, senza latte. Lo proverò. Vediamo, sto provando di varie marche questi budini di riso. Che hanno acqua, sciroppo di mais, riso, amido di riso, olio di girasole, cacao e poi i vari addensanti. Quindi questo qua speriamo che sia buono. E non ho preso perché non sarei tornata subito a casa e quindi mi si sarebbe scongelato il gelato al riso della Natura Attiva, credo che si chiami. Se non è così, vi correggo.
insomma, vi scriverò bene il giusto nome, che si vende sia da Buona Dispensa sia da Natura Si. Quindi anche qui c'era una ragazza che mi aveva chiesto, che cercava gelati di solo riso, quello è, sono dei bastoncini di riso ricoperti di cioccolato fondente, quindi senza lattosio. Li ho già provati, sono ottimi, questa volta non ho potuto comprarli perché mi si sarebbero sciolti in macchina. Allora, poi ho preso invece due prodotti, diciamo cosmetici. Uno è questo dentifricio a limone e salvia con argilla bianca della B&B, era in offerta a 4 euro, quindi io ho già preso, cioè, un altro dentifricio, però insomma questi non scadono e poi li metto da parte essendo in offerta, insomma non è male. E sì, questo contiene argilla bianca, salvia con le proprietà sbiancanti, lenitive. Il limone dovrebbe rinfrescare la bocca. Vabbè, vediamo com'è. Non è la prima volta che lo prendo. E poi, così incuriosita, non so che cos'è questa cosa, cioè, nel senso, è un bastoncino, se potete vedere, che passato sui denti li renderebbe più bianchi. Praticamente è un bastoncino, è una radice di un albero, il Salvadora Persica Root. L'ho visto là, qua dice di praticamente spezzare la punta, passarla, strofinarla sui denti, anche dopo i pasti, e dovrebbe servire a sbiancare. Vabbè, proviamo. Costava sino a 2 euro, vediamo se funziona, non sarebbe male. Ecco, quindi questo è un po' la mia spesa alimentare. Sì, piano piano penso che ve lo faccio sapere più attraverso delle foto su Instagram o su Facebook, se questi prodotti mi saranno piaciuti oppure no, oppure in altri video li vedrete se mai li ricomprerò. Ecco, se siete interessati, siccome sono stata lì, insomma, ho guardato un po' di prodotti a sapere se c'erano o no dei prodotti particolari con ingredienti particolari, chiedetemelo tranquillamente. E quindi io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!